GF VIP 7, la reazione di Antonella Fiordelisi dopo cena degli Spartani con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La settima edizione del Grande Fratello VIP giunta al suo epilogo lo scorso lunedì con la vittoria di Nikita Pelizzon. Verrà anche ricordata per le due fazioni che si sono delineate all'interno della casa di Cinecittà. Ovvero gli Spartani contro i Persiani, tra i primi facevano parte Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Jaele De Donà, Luca Onestini, Milena Miconi, Nicolin Corvaia, Edoardo Donnamaria, Nicole Murge, Alberto De Pisis, Daniele Dalmoro e l'ospite Ivana Mrazova. Tra i secondi invece, Sara Altobello, Nikita Pelizzon, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Davide Donadei e gli ospiti Martina Nasoni e Matteo Diamante. Dopo un bel testa a testa fra l'influencer e la modella triestina, ad avere la meglio è stata la persiana. Al termine dell'edizione più lunga di sempre, giovedì sera si sono riuniti gli Spartani per una cena a ritmo di musica. Jaele ha portato con sé suo marito Brad Fairbank, insieme a loro anche Giulia Salemi, che quest'anno si è occupata della parte social del programma, con il compagno Pierpaolo Pretelli, conduttore insieme a Soleil Sorge del GF VIP Party. Grandi assenti invece Edoardo Tavassi e Nicolin Corvaia. Gli Incorvassi, come spiegato dalla Marzoli, non hanno potuto essere presenti in quanto si trovavano a Roma. Ma niente paura, l'amicizia continua. Gli ex vipponi si erano sentiti nel pomeriggio. Una cena che ha creato molto movimento sui social e che non è passata inosservata nemmeno ad Antonella Fiordelisi. L'influencer di origini campane, protagonista indiscussa del GF VIP 7, ha piazzato un like a un tweet in cui un utente ironizzava sul tablet della Salemi e sul fatto che i prelemi fossero spartani. Motivo per cui la loro presenza alla cena è stata indigesta a gran parte dei fan dei persiani. Poco dopo Antonella Fiordelisi ha tolto il like, ma gli screen avevano fatto già il giro del web.